definire intanto i due gruppi di Bassanico. Voi avrete sentito, visto i supermercati, un sacco di diciture, un sacco di bottiglie, un sacco di denominazioni. Bassanico di Modena si divide fondamentalmente in due tipologie. Aceto balsamico tradizionale, cioè la parola tradizionale è aceto balsamico tradizionale di Modena, è un prodotto che nasce dal mosto cotto ed è prevalentemente utilizzato nelle antiche famiglie modenesi come aceto proprio di famiglia. Viene fatto con una tipologia molto diminuita, di vaselli, di piccole botticelle nei quali viene messo l'aceto, poi viene travasato lentamente anno dopo anno, dopo vi racconterò anche la procedura. L'aceto balsamico di Modena invece senza la parola tradizionale è un libro di bottiglia, cioè è un aceto meraviglioso. Se qualcuno vuole una sedia, nel fondo c'è qualcosa, se vi stancate potete tranquillamente andare a prendere, mi interrompete se avete delle domande, se non è chiaro, mi raccomando, portatemi meglio, la parte, la macchinetta. Dunque, tornando al discorso aceto balsamico di Modena, che è quello di cui parliamo oggi della Comunale Federzoni, è l'aceto che nasce dall'aceto di vino, cioè praticamente è una formula di assemblaggio, di blend fra aceto di vino e mosto. Il balsamico tradizionale è fatto solo con il mosto cotto, l'aceto balsamico di Modena è fatto con mosto cotto e aceto di vino, in varie proporzioni. Qua se c'è più aceto di vino è un po' meno mosto cotto o viceversa, in modo da ottenere diversi tipi di densità e anche di armonia di gusti. Dopo vi farò assaggiare tre tipi di densità, proprio bilanciati su questo equilibrio di aceto di vino e mosto cotto. Dove c'è più aceto di vino, chiaramente è più acido, dove c'è il mosto cotto, è un po' più dolce. Quindi voi valuterete queste tre soluzioni. Sono tre soluzioni che la Comunale Federzoni presenta già dal 1912, quindi praticamente da quasi un secolo, anzi più di un secolo, perché ormai hanno già fatto il centenario, quindi prodotti già testati, prodotti amatissimi. Modena ha sempre avuto una tradizione degli aceti, lo sapete che è la terra proprio vocata, l'aceto balsamico di Modena, anche Reggio Emilia, però in modo particolare Modena. L'aceto balsamico di Modena si produce con i vitigni tipici della nostra zona locale, quindi il Lambrusco, il Trebbiano, il Sauvignon, il Fortano, il Montuno, ci sono vari vermitini che vengono utilizzati sia per fare vino, ma anche per, soprattutto devo dire, perché nella zona di Modena in genere la vigna e l'uva migliore va in aceto ormai.